ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui con un video particolare, ragazzi. Sono qui per spiegarvi un po' la mia situazione, perché non ho caricato molti video ultimamente e tutto il resto, insomma. Allora, come vi ho detto attraverso la mia pagina Facebook, se non avete ancora messo mi piace, trovate la pagina in descrizione, mettete un bel mi piace, ragazzi, così almeno possiamo essere sempre in contatto più direttamente rispetto a YouTube. Comunque, volevo spiegarvi perché appunto ho caricato pochi video ultimamente. A febbraio avevo sì gli esami, infatti ve l'avevo detto, c'è stato un periodo in cui ho caricato pochissimi video, tipo 2 settimane, e appunto la spiegazione era perché avevo gli esami. A marzo, esattamente il primo o il 2 marzo, non mi ricordo adesso, comunque lunedì, ho iniziato a fare tirocinio. Per chi non sa cos'è il tirocinio, ragazzi, è praticamente come andare a lavorare, solamente che non si è pagati e bisogna farlo per forza, perché è un esame, diciamo, tra virgolette, lo devi fare per forza per l'università, per laurearti. Senza quello non ti puoi laureare, quindi lo devi fare per forza, sei costretto ad essere schiavizzato. Quindi appunto devo fare questo tirocinio che durerà 300 ore, ragazzi, faccio dalle 6 alle 8 ore al giorno, dipende il lavoro, insomma, che devo fare, e quindi si andrà a finire tipo verso maggio sta cosa, e quindi ho bisogno di riorganizzare assolutamente YouTube. Non lo voglio abbandonare perché mi diverto tantissimo sia a giocare sia comunque a editare appunto e portargli questi contenuti che vi porto. E quindi, ragazzi, ho dovuto studiare una soluzione, appunto, perché esco la mattina alle 7, torno a casa alle sera alle 8, tempo di cenare, di farmi una doccia, comunque si fa un orario improponibile per poter appunto registrare, comunque poter far rumore in casa, comunque, cioè, non abito da solo, abito con i miei, quindi dopo mi romperebbe mia mamma, a me, mi trovereste a pezzi a me sul canale, e quindi, ragazzi, bisogna trovare una soluzione. La mia soluzione temporanea per ora, ragazzi, che vorrei provare appunto dalla prossima settimana, quindi da lunedì, ragazzi, chiaramente la modalità di video centrale appunto del mio canale è la modalità carriera su FIFA, quindi comunque quella lì è l'unica che non dovrebbe mai mancare ed è quella che sta mancando di più. Quindi, ragazzi, ho deciso, intanto non potrò più registrare episodi in live, insomma, quindi portarvi le solite 2 partite registrate mentre gioco, quindi commentate mentre gioco, ma appunto le dovrò registrare prima, quindi giocarci prima e poi commentarvi magari il riassunto delle partite. A cosa avevo pensato? Avevo pensato, ragazzi, di portarvi una partita al giorno. So che sembra pochissimo, ragazzi, ma secondo me un video di 4 minuti ogni giorno, un video di 4 minuti che comunque con il quale possiamo essere rapportati, vederci, insomma, e tutto, secondo me è la soluzione migliore e comunque mi porterebbe via il tempo giusto, diciamo, per poter giocare, poter editare, poter commentare la partita. Quindi una partita al giorno, ragazzi, pensavo di postarvela alle 17 o 18, adesso devo vedere, e alle 14, se ho avuto tempo durante la settimana, quindi magari più che altro il sabato, di registrare video su FIFA. Comunque ci sono i Man of the Match, Pack Opening, tutte queste cose qui, Dying Light, non me lo sono dimenticato, ragazzi. Se appunto sabato ho il tempo appunto di giocare e registrarvi altri video, magari ve li porto alle 14, ma vorrei darvi un appuntamento fisso per la carriera, portandovi una partita al giorno. La carriera col Sassuolo chiaramente la voglio finire, voglio arrivare, speriamo, tocchiamoci, ragazzi, alla finale di Europa League tutti insieme. E quindi per ora questo è l'unico, diciamo, l'unica cosa che mi è venuta in mente. Più di una partita, so che una partita al giorno è poco, ragazzi, però pensandoci 2 partite sono tante, non solo perché devo giocare 2 partite, che è la meno, ma più che altro perché devo editare 2 partite, e a parlare sembra molto facile l'editare, insomma, un video, ma vi assicuro che porta veramente tantissimo tantissimo tempo. Quindi, ragazzi, questo era tutto ciò che volevo dirvi, scusatemi l'assenza di quest'ultimo periodo, ma spero che con questa piccola soluzione temporanea appunto si riesca a risolvere il problema. Per oggi è tutto, ragazzi, mi raccomando, se non avete ancora messo mi piace alla mia pagina Facebook, andate in descrizione che la trovate lì, perché, come ho detto, è il mio punto di riferimento, diciamo, con il quale posso sentirmi sempre con voi. Per oggi è tutto, ragazzi, un bel like, un bel commento, ditemi come la pensate voi, e io mi scuso ancora, purtroppo sono messo così, devo per forza, secondo me, far così, ma se avete delle idee fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Se siete nuovi, mi raccomando, iscrivetevi al canale, e noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao belli. Just like everybody else, but he always knew the importance of staying true to himself, 'cause